2021. Ecco, per cui presenta tu, Francesca, il tuo progetto, hai 20 minuti a disposizione, prego. Buonasera a tutti, grazie Mario per questo invito. E io sono qui, sono Francesca Di Sarno, counselor evolutiva quantistica, operatrice olistica e formatrice nell'ambito della crescita personale, spirituale e professionale a mediazione artistica. Lavoro con le persone sia con le sessioni individuali che con i gruppi, quindi faccio visualizzazione guidata, faccio anzi anche canalizzata in quel momento per l'energia del gruppo, mi occupo di anche Reiki, lettura dei registri akashici, Theta Healing e quindi cerco di aiutare le persone a liberare i propri blocchi interiori, blocchi energetici e poi lavoro anche con la formazione, quindi creo dei percorsi che possano aiutare le persone ad entrare in contatto con se stesse, acquisire una maggiore consapevolezza di quello che sono, di come gestire le loro emozioni, del senso della loro crescita spirituale e anche allo stesso tempo dare gli strumenti, ad esempio nell'ambito della comunicazione, dell'intelligenza emotiva, del public speaking, per poterli aiutare nella loro professione, ad esempio i counselor, i formatori. E ultimamente ho un nuovo progetto a cui ho dato avvio e il 14 novembre abbiamo fatto l'inaugurazione ed è proprio la realizzazione di un mio sogno, che è quello di creare un centro olistico. Un centro olistico dove io vado ad integrare arte, scienza e spiritualità. E quindi il nome del centro è Quantum Iris, proprio per dare l'accento al quantum, alla quantistica che io tratto, e poi l'iris mi piaceva perché mi ricorda il fiore dei tre petali, quindi la trinità, l'energia creativa, il principio creativo, e allo stesso tempo queste tre discipline che io voglio integrare all'interno del centro. E poi la cosa che mi è piaciuta è proprio perché è stato un mio cammino personale, quindi da libera professionista sono passata a creare un centro che raccogliesse vari operatori, varie figure. E anche il logo rappresenta questo mio cammino interiore dall'io al noi, quindi sono partita dal logo del mio logo personale che era simboleggiato dal fiore di loto per poi arrivare ad integrarlo all'interno di questo logo del centro che rappresenta un arcobaleno che per me è il ponte tra cielo e terra e poi ci sono i sette colori, sette chakra, tutto molto simbolico, il tre dei petali del fiore iris che rappresenta la trinità, sette, il numero sacro dei colori dell'arcobaleno e poi quindi abbiamo appunto il fiore di loto, quindi la trasformazione, la capacità di trasformare un problema in una risorsa e lavorare proprio sulla propria rinascita interiore, unito all'iris che rimanda anche quello al senso dell'arcobaleno. E all'interno di questo centro ci sono come finalità principali quelle di stimolare le persone a prendersi cura di sé, quindi da un punto di vista emotivo, fisico, mentale, energetico e spirituale, considerando l'uomo proprio nel suo essere completo, nel suo totale, nella sua interiorità, nella sua parte fisica, nella sua parte spirituale ed energetica, e poi stimolare le persone ad acquisire consapevolezza, quindi far sì che le persone possano arrivare al risveglio di coscienza, quindi imparare a vedere le cose da un'altra prospettiva. E per fare questo io ho richiesto ai miei collaboratori appunto di tenere dei corsi per valorizzare i loro talenti, quindi abbiamo un corso ad esempio di cucina naturale con Rossella Chiappetta, abbiamo un massaggiatore che si occupa di massaggio olistico, trattamenti shiatsu, abbiamo poi una persona che si occupa di fiori di Bach, di tarocchi,
e abbiamo in questo caso Fiorenza Bartoli, che penso abbiate già conosciuto, e poi abbiamo altri tipi di corsi come laboratori di art counseling, che faremo il 18 sulla ceramica, e poi ci saranno vari tipi di corsi, insomma, nell'ambito scientifico, qualcosa avremo Alberto Lori che vuole tenere una presentazione del suo libro sulla quantistica e poi vorrebbe tenere un corso proprio per divulgare la fisica quantistica. Avremo Alessandro Pandolfi che si occupa di astrologia quantistica che ci verrà a svelare i misteri della data di nascita e quindi del tema natale proprio per farci addentrare nella nostra missione d'anima. E poi ci sarà un evento che sarà il 19 dicembre che io vorrei realizzare proprio un percorso multisensoriale per farci gli auguri di Natale. Quindi con insomma, un focus specifico su ogni senso per fare proprio un viaggio interiore, per fare un viaggio interiore alle persone che verranno. E poi abbiamo anche a gennaio, febbraio dei vari corsi. Come realizzare gli obiettivi attraverso la quantistica, quindi questo corso lo condurrò io insieme ad un collega che si chiama Francisco Gaona. E poi ci saranno dei corsi dove io voglio trasmettere attraverso appunto gli insegnanti Theta Healing, il Reiki, iniziare al Reiki, parleremo anche di antroposofia, quindi insomma. C'è molta carne al fuoco, ora si tratta di fare un lavoro di organizzazione e di struttura del tutto, ma è da quando io ho dato questo annuncio di questo centro neonato, ho avuto proprio tantissime persone che mi hanno contattato desiderose di portare il loro contributo lì. E quindi vedo come proprio l'idea del progetto in questo periodo storico molto particolare sta chiamando a sé proprio il proposito che magnetizza le persone. E quindi vedo che c'è molto bisogno in questo periodo di aiutare le persone sia in termini lavorativi, quindi offrire degli spazi ad hoc per far sì che gli operatori e i formatori che erano rimasti un attimo indietro da questo punto di vista possano avere lo spazio giusto, accogliente, intimo, caldo, proprio per effettuare dei lavori con le persone di un certo spessore. E poi allo stesso tempo le persone che invece si sono trovate destabilizzate in questa fase di lockdown, di fronte a tutte queste continue manipolazioni, di fronte a questi obblighi che ci stanno arrivando, quindi avevano bisogno di un punto di riferimento accogliente dove sentire che si può creare un altro mondo, che si può stare in un'altra vibrazione. E quindi che noi tutti insieme, convinti con un proposito comune, possiamo fare la differenza. E per me è stato bellissimo vedere le persone qui il giorno dell'inaugurazione, tantissime, tutte rapite dalle varie presentazioni. Ho invitato anche Monica Melani che ha fatto sperimentare ai partecipanti la pittura energetica. Quindi anche io sto creando una connessione, una rete tra le varie persone, tra i vari professionisti. E trovo tutto questo molto bello, molto affascinante perché si crea proprio uno spirito di amore, di collaborazione, di voglia di fare che si dilaga tra tutti quanti. Mario, io non vedo più nessuno. No, no, ci sono, ci sono. Arrivo, solo che quando appunto viene intervistata vediamo di togliere un po' di energia alla linea, nel senso che così ti sentiamo meglio. E sì, fantastico, state facendo un lavoro meraviglioso. E per cui che volevo chiederti che tipo di messaggio diamo a quelli, dunque tu ce l'hai, il centro è a Roma, no? Giusto? Proprio A Roma in Nord, sì. città, A che ecco, Roma Roma Nord, Nord. e per daremo tutte le istruzioni per quanto riguarda il contatto, diciamo così, ma voi fate anche consulenza online per quelli Sì, distanti, diciamo assolutamente. così. Io sto creando adesso il sito web e poi la piattaforma per poter offrire dei corsi in streaming per poter vendere videocorsi, libri, ebook, insomma, mi sto attrezzando per organizzare questo perché voglio che Quantum Iris diventi sia un centro in presenza, quindi offrire un punto di riferimento sulla città, ma anche allo stesso tempo online per avvicinare le persone distanti, anche perché in questi 2 anni io ho lavorato praticamente sempre online.
E quindi mi farebbe piacere adesso fare un lavoro di integrazione tra l'aspetto online e l'aspetto in presenza. E diciamo che la situazione attuale di questi lockdown e di questa pandemia ci sta aiutando tutti noi proprio ad imparare anche ad utilizzare, no, altri mezzi, chiamiamoli così, telematici, perché in questo modo è chiaro che anche con un semplice cellulare, magari lontano da voi, ma anche in varie parti d'Europa, perché no? Non è solo l'Italia che a noi interessa, ma avere proprio anche esperienze, avere domande che arrivano anche da altre parti che possono offrire anche, ed è per offrire anche a noi non alternative, altre proposte che poi, ripeto, possono integrarsi alle nostre e che sicuramente unite diventano sempre più forti, ed è questo che Gaia Planet vuole costruire con l'aiuto di tutti, con l'aiuto di tutti, perché Gaia Planet, sapete, è la federazione, non è l'associazione o il progetto che fa concorrenza ad altri progetti, no, assolutamente, è quello che li riunisce tutti per dare in modo, perché voi sapete che un palazzo è costituito da tanti appartamenti, da tante stanze, e per cui l'importante è che quando una persona entra in questo palazzo abbia a disposizione può scegliere come in un picnic il cibo, la proposta che più gli piace, insomma. Per cui, Francesca, siete già diverse persone messe insieme che sono in grado un po' di sopperire a diversi talenti. Sì, io voglio proprio valorizzare i talenti all'interno di questo centro olistico e quindi avremo corsi di crescita personale, crescita spirituale, crescita professionale, trattamenti olistici, sessioni individuali di counseling, Reiki, insomma, art counseling, tutto quanto. Quindi cerchiamo di coprire le esigenze degli esseri umani da più punti di vista. E faremo anche E la presentazione di libri. rilascerete anche un certificato di partecipazione, tipo diploma, tipo partecipazione al corso, ai vari corsi, insomma, ecco, penso anche questo che ci stiate pensando, ecco. Sì, allora io come trainer sono counselor trainer e quindi come trainer posso richiedere l'accreditamento dei corsi che tengo per poter rilasciare crediti formativi ai counselor e agli operatori olistici. L'ho sempre fatto e lo continuo a fare. Però a questo punto è importante che ci sia la mia presenza. E poi ho creato anche un progetto di una scuola triennale che piano piano vedrà la luce, ora devo ancora capire come organizzare il tutto, però è da anni che ci lavoro sopra e arriva sempre in canalizzazione un upgrade della scuola triennale, che va a fare proprio un lavoro di integrazione, anche quello. Bene, direi Francesca, noi restiamo in contatto, nei prossimi giorni ti chiederemo i video appunto sia dell'inaugurazione che comunque io ho già visto su Facebook, credo, comunque sui social, e video anche che presentano man mano le varie tappe, e poi fisseremo insieme magari un giorno a livello un orario periodico, in modo tale da avere con le nostre persone sempre delle risposte e delle domande che possono fare, che naturalmente noi avremo in diretta, ma anche in diretta, ma preferiamo sempre registrare in modo tale che le persone poi possano anche risentire, no? Riascoltare poi le proposte, le spiegazioni, perché non è detto che in diretta si riesca a comprendere tutto al volo, ecco, c'è bisogno anche di tempo per appunto responsabilizzarsi di più maggiormente e capire di più magari idee nuove, proposte nuove, insomma, ecco. E poi Francesca, un grazie. altro Vuoi aspetto. Ma concludere tu con un appello? sì, no, io volevo dire un altro Pronto? aspetto per me importante è stato. Mario, mi senti? Sì, ti sento, Mario? vai, vai. Pronto? Ok. Un altro aspetto Sì, io ti importante per sento. me.
Un altro aspetto importante per me su cui porre l'accento era proprio il mio desiderio di creare unione. Proprio in un momento in cui si tende alla separazione, anche tutte le diatribe che stanno nascendo dovute a diversità di opinione, per me è importante mantenere i cuori sintonizzati, uniti gli uni con gli altri. Quindi do molta importanza all'aspetto sociale e conviviale anche all'interno del centro olistico. Quindi mi piacerà anche creare degli eventi di convivialità, delle uscite più insieme, per fare delle escursioni, delle visite, insomma, mi piace molto l'idea di creare unione, fare gruppo, creare un senso di appartenenza. Bene, Francesca, grazie. Adesso fermiamo qui la registrazione di circa 15 minuti e poi noi comunque restiamo in contatto. Grazie Francesca di essere stata con noi. Grazie a voi.